E con questo Xenoverse per Aspera ad Astra è ufficialmente concluso. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo finale per Pokémon Xenoverse. Finalmente siamo giunti alla fine del quinto DLC e anche alla fine di tutti quanti i video che avevo programmato per Xenoverse. Alcune cose le ho fatte prima, altre le ho fatte dopo. Tipo ad esempio la cattura dei geni che l'ho fatta nel quinto DLC invece che farla nel quarto, ma non ha importanza. Sta di fatto che il pass 3 per il torneo Apollo sancisce la fine delle avventure. Mi piacerebbe tornarci un giorno su Xenoverse anche per conto mio, ma per il momento, ripensando a tutto quello che ho dovuto sopportare e subire, è un po' difficile. Ma bando alle ciance e ciancio alle bande, cominciamo con il video di oggi. Il torneo Apollo Pass 3 ha degli sfidanti davvero interessanti, non tanto quanto quelli che affronti durante il torneo, ma quelli finali. Abbiamo il primo sfidante che è Velia, Velia di Pokémon Bianco 2 e Nero 2. Non mi aspettavo minimamente di ritrovarla in Xenoverse, è uno dei personaggi forse più dimenticati insieme a Silvestro, anche se Silvestro prendeva a pugni gli scagnozzi del team Plasma, quindi lui è un po' più Chad di Velia. Però Velia a quanto pare è finalmente diventata una musicista, ha dei Pokémon niente male. La sfida con lei è stata molto facile, fatta al primo tentativo, quasi svogliatamente l'ho affrontata, nonostante fossi abbastanza fomentato dal suo debutto su Xenoverse. Per il resto è una sfida molto molto facile. Carina la chitarra di Gengar, è quella che più mi è rimasta impressa, con anche la mega chiave, cioè la sua chitarra è una mega chiave. Ma durante il concerto quanto è bello, hai Gengar che si nasconde nell'ombra della chitarra, esce fuori Mega Gengar con tutto quanto questo spettacolo di luci. È fantastico. Certo, è una cosa che potrebbe capitare solo nell'anime, però gli avversari del secondo torneo per il Pass 3 sono Lin e Nea, i due esploratori che abbiamo conosciuto mentre facevamo la missione dei Regi. Ok, sì, personaggi inediti, nuovi, quello che è. Però non lo so, non sono stati troppo difficili. Tra l'altro, era una lotta 2 contro 2, io mi sono portato solo 3 Pokémon e non 4, e ho comunque vinto. Non molto memorabili. Potevano mettermi in difficoltà se non mi fossi ricordato del fatto che Palossand si rafforza quando gli fai un attacco d'acqua. Me lo sono ricordato ed è andata molto più liscia di quanto non mi aspettassi. Quindi, anche qui un tentativo solamente. Lotta un po' insulsa. Poteva essere migliore. È andata così. E loro poco memorabili comunque. Però era bello il fatto che fosse 2 contro 2. L'ultimo torneo della Season 3 invece è stato più interessante. Avevi tutti i campioni già affrontati precedentemente, ma erano comunque facili da sconfiggere. E l'ultimo campione, la sfida finale, era contro Sole. Probabilmente Sole di Pokémon Sole e Luna. Anche se mi ricordava più Rosso come allenatore per quanto riguarda il vestiario. Però è comunque una giovane allenatrice, ha un team piuttosto recente, mi ci sono voluti 2 tentativi per sconfiggerla, ma perché la prima volta ho fatto io l'idiota e ho attaccato quasi a caso. Perciò sì, la seconda volta ci sono andato di prepotenza e l'ho sconfitta facilmente. Quindi alla fine mi sono rimasti più difficili gli altri tornei che non questo. Mi sembra quasi che il pass 5 sia stato fatto in maniera molto frettolosa e non abbia subito un quality check come per i precedenti pass, specialmente per quanto riguarda i dialoghi, che alcuni. Uno manca, un dialogo manca nella lotta contro Lin e Nea, e l'altro è alcune parole sbagliate scritte in maniera errata, quindi l'hanno cacciato fuori così come era perché andava bene comunque. Non è un grosso problema, per carità, però mi sembra quasi che l'abbiano fatto uscire tanto per finire il DLC, finire Xenoverse e far contenti quelli che appunto ancora richiedevano a gran voce, tra cui io il quinto DLC. Per il resto, facile. Qui abbiamo anche tutte quante gli stemmi conquistati, la sala d'onore per tutti quanti gli avversari sconfitti. È bello vederla completa. La pace dei sensi è acquisita. E che dire, Xenoverse ufficialmente termina qui. Cosa andrà a sostituire però Xenoverse? Beh, ovviamente la Random Lock di Pokémon Y.
Ma cos'è una random lock? Lo vedremo poi quando uscirà il primo video. Usciranno i video di martedì e di sabato, come succedeva per Pokémon versione nera. Ad ogni modo il video termina qui, vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Ciao!